Da sempre il successo di una nazione è dipeso dalle tecnologie che questa possiede. Ennesima conferma ora è la Cina e il suo dominio sui pannelli fotovoltaici, batterie, intelligenza artificiale, eccetera. Ma la tecnologia nasce dalla ricerca che può essere privata o pubblica e in quest'ultimo caso un nuovo studio della nota rivista internazionale Nature conferma che al mondo un ricercatore su quattro soffre di depressione, percentuale che sale ad uno su tre in Italia. Questo articolo è solo l'ultimo di una lunga serie iniziata anni fa, al quale evidentemente si è prestata poca attenzione, e che è culminato con la pubblicazione e l'esposizione alla Camera dei Deputati dell'indagine in merito dell'Associazione dei Dottorandi, pochi mesi fa. Aggiungiamo che in Italia non vi è sufficiente meritocrazia, ma permane un regime, una casta di gerontocrati con i relativi baronati. Aggiungiamo poi il perpetuarsi del meccanismo perverso del public or perish, che premia la quantità anziché la qualità del lavoro, e arriviamo alla conseguenza del noto fenomeno della fuga all'estero dei cervelli. Tragico non solo umanamente, ma anche economicamente, perché l'Italia spende mediamente 250.000 euro per formare un laureato. Tutto ciò è gravissimo perché avere una ricerca debole significa dover acquistare tecnologie che sono brevettate da altre nazioni, che quindi beneficiano economicamente dei relativi compensi. Eh sì, perché è bene ricordare che per legge i ricercatori pubblici italiani, quando depositano i brevetti, rimangono sì titolari, ma una percentuale consistente dei loro guadagni va all'ente pubblico di cui sono dipendenti. Quindi, insomma, a noi tutti, allo Stato. Quindi, supportare la ricerca pubblica conviene economicamente a tutta l'Italia. Supportare la spesa militare invece conviene solo ai fabbricanti di armamenti.